gentili ascoltatori e followers dei canali radio del grande Roberto De Angelis, mio carissimo amico che saluto sempre con grande affetto e ringrazio sentitamente di darmi questa opportunità. Che dire, il nuovo anno per la Roma non è iniziato granché, se si eccettua la vittoria di Parma 0-2 e la vittoria a Genova in campionato. La Roma ha perso due gare casalinghe in campionato contro la Juventus, che ci può stare, la corazzata che da un decennio domina nettamente il campionato italiano, e contro il Toro di Mazzari, lì tre punti lasciati veramente pesanti, e poi in Coppa Italia con la Juventus a Torino ai quarti. Ovvio, nessuno si illudeva di andare a Torino e magari far fuori la Juventus, anche se c'è un record negativo che in Italia ha solamente la Roma, ossia 10 incontri allo US Stadium, 10 sconfitte, dove uno stadio dove addirittura Sassuolo o Chievo o Genoa ci hanno preso punti questi anni. Però almeno per di far sì che la sconfitta non maturasse in quel modo, soprattutto nel primo tempo, dove sembrava un allenamento della Juventus. Poi continua il momento nero degli infortuni, purtroppo, e questo è veramente insomma una via crucis. Fonseca chiede espressamente rinforzi sul mercato, ma la società anche qui fuori chiede mercante, quindi con dovuto rispetto il pesce puzza sempre dalla testa. Se non si asseconda un allenatore con richieste, ecco, il caso Politano è eclatante in termini negativi e di delusione che più non possono essere, difficilmente si possono ottenere quei risultati. E anche lo stesso Fonseca, insomma, l'ha detto chiaramente in conferenza stampa. Quindi io spero a questo punto che, ecco, che domenica nel derby la Roma deve superare se stessa per non uscire battuta da questa Lazio che sta stravolgendo ogni pronostico che neanche il più ottimista dei tifosi bianco-azzurri, bianco-celesti, poteva immaginare. Vorrei una squadra che combattesse con il cuore, con l'ardore del testaccino che ha sempre contraddistinto la Roma. E poi, ecco, speriamo che Friedkin acceleri questa trattativa e ci liberi da questo incubo che purtroppo Pallotta e compagni ci stanno facendo vivere da 12 anni a questa parte, e si va verso la 12ª stagione consecutiva di 0 titoli, salvo miracoli, in Europa League. Quindi sono molto rammaricato, e ecco, visto che è la settimana del derby mi sono sentito di fare questo intervento, ma ripeto, finché ci sarà il signor Pallotta io non parlerò mai più e continuerò, come già sto facendo da tempo, il mio silenzio stampa di protesta civile verso questa società e questa dirigenza. Un caro saluto e un abbraccio a tutti voi, anche e soprattutto al mio amico Roberto De Angelis.